poi riguardo alla vicenda dei cantieri di Pisa, volevo dire che va avanti una trattativa con due investitori che sembrano interessati a rilevare le attività, attività pisane e attività a Savona. Un investitore è la società Shandong Ocean Investment, che è una società cinese importante di emanazione governativa, quindi è una società che credo sia a capitale pubblico in Cina, e che fa investimenti in questo settore della nautica. La regione dello Shandong è una regione cinese importante per per le attività della nautica, quindi non in tutta la Cina è così. Mentre l'altra società è una società francese e credo che l'interesse nella trattativa sia ripartito all'incirca per un 90% ad appannaggio della società cinese e per un 10% ad appannaggio della società francese, se mi è stato riferito correttamente. Io quando ho saputo delle referenze positive di questa società cinese, mi sono fatto interprete della volontà della RSU e dei sindacati che seguono la vicenda e ho chiesto al console generale di Cina a Firenze se c'era la possibilità di prendere un'iniziativa per dare referenze positive, ecco, sia sull'attività di cui si discute, quindi il valore del marchio, il valore delle maestranze, il valore della tradizione, sia sull'appetibilità dell'insediamento perché è nella zona della nautica, perché ha una possibilità di servizi importante a partire dal canale e così via. E il console ha risposto prontamente e è venuto lunedì, mi pare sì, lunedì, e abbiamo fatto un incontro, gli ho dato gli elementi che potevo dargli io, poi l'ho portato sul canale Navicelli, ha visto alcune attività e l'ho fatto incontrare con i rappresentanti della RSU e del sindacato. Ora, mi hanno dato anche il nome di un referente italiano della società cinese e quindi mi sto muovendo per prendere contatto anche con lui per capire se, insomma, si può fare lo stesso e anche per capire a che punto è questa trattativa.